Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente andiamo a montare il kit di casse a 2000 della Impact in collaborazione con Xtreme Car Audio, di cui vi lascio tutti i link in descrizione. E niente, volevo praticamente dirvi che andrò a montare il kit senza l'utilizzo del crossover, ma andrò a mettere un condensatore su Twitter. E tutto ciò perché ancora non ho un amplificatore e nemmeno un sub, quindi è inutile che vado a mettere i crossover e altri cavi aggiuntivi. Quindi più avanti, magari quando andrò a sostituire anche le casse posteriori e metterò magari pure un amplificatore, poi andrò a mettere pure i crossover. Però in questo video intanto vi faccio vedere come sostituire le casse. Quindi ragazzi, intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, cominciamo con un bel time lapse dello smontaggio del pannello laterale dello sportello. Intanto, in ogni caso vi lascio il link in alto a destra che vi riporta al solito tutorial, oramai sappiamo tutti come si smonta questo benedetto sportello, e diciamo questa è un po' la prassi da seguire per tutte le casse. E niente, nulla di complicato come al solito. Poi tutte le attrezzature necessarie saranno dentro al kit in dotazione. Bel culetto, sì, complimenti. E che bello l'interno della mia macchina, ragazzi, veramente spettacolare. Mi piace da impazzire. Cioè, poi quel volante, le bocchette, tutti i dettagli gialli, mamma mia, che spettacolo. Basta. E niente, quindi torniamo a noi. Qui praticamente sto ultimando lo smontaggio del pannello. Ok, qui ci troviamo la cassa. Si smonta lo spinotto. Poi, ok, questa inquadratura è da rivedere perché mi sono messo proprio davanti la GoPro, infatti quegli altri mi sono corretto. Comunque, con un trapano e con una punta abbastanza larga, se ci fate caso è poco più piccola della testa del rivetto, andiamo a trapanare il rivetto stesso con dei piccoli colpetti, quindi non premendo il grilletto a morte, ma dando piccoli colpetti così da non far girare il rivetto. Infatti da questa parte mi è successo e è stato un po' più complicato toglierlo, niente di che. Dopodiché togliamo la cassa che è leggermente incollata, ma nulla di complicato, ecco. Come possiamo notare, ci sta l'avanzo del rivetto. Per toglierlo come facciamo? Usiamo sempre il nostro caro trapano. Praticamente cosa ho fatto? Mi sono portato a lamiera il rivetto. Infatti se vedete lo sto mangiando con la punta del trapano fino ad arrivare proprio al pelo pelo con la lamiera. Ok? Molto semplice. Poi con un punteruolo, io ho usato un cacciavite di quelli brutti che non utilizzo, e martello, gli diamo due botte e quello cade dietro. Ok? Questa è la prassi. Non dovrebbe essere così complicato, ecco. Ripetiamo l'operazione per tutti e tre i rivetti. Dopodiché siamo pronti per mettere l'adattatore nuovo con i tre nuovi rivetti. Io ho utilizzato questi, sono proprio un pelo più grandi di quelli originali. In casa avevo questi, ho usato questi, non mi sono messo a comprare altri rivetti. Comunque vanno bene. Sull'adattatore vediamo la scritta top che ci indica il verso dell'adattatore. Comunque il verso è solo uno, non potete sbagliarvi. E con una rivettatrice con l'ugello giusto, quello adatto per il rivetto, andiamo a come che si dice, non mi viene il termine ragazzi, mannaggia, andiamo a fissare, ecco, andiamo a fissare l'adattatore delle casse. Ovviamente io già l'avevo fatto sull'altro sportello, così per capire un po' come andava montato, ma veramente è un'operazione, diciamo, se si è più pratici in mezz'ora uno riesce a fare tutto, perché con 5 minuti si smontano i pannelli e diciamo con il tempo restante monti le casse e rimonti i pannelli, ecco. È tutto molto semplice, intuitivo, non si possono trovare difficoltà in un lavoro del genere. Ora
lo spinotto del cablaggio lo facciamo passare in quella fissura. Mi sono aperto dietro questa sorta di pellicola, così da poter passare con una mano. E dietro è tutto passante, ecco, è tutto vuoto. Quindi mi sono tirato indietro sto filo e l'ho fatto passare di sotto. Non potevo farvi vedere come perché era veramente complicato. Comunque è facile, niente di che. Prendiamo l'adattatore, lo fissiamo. E una cosa ottima che dovreste fare pure voi è fissare il filo con il cavo, quello che esce, scusate, che entra dentro lo sportello da fuori. Tra poco si vedrà meglio. Con una fascetta, così il filo non va a battere sul vetro. È una cosa molto importante. Così è tutto bello sicuro, tutto bello fermo e è ottimo. Ecco, qui si vede benissimo. Vedete, ragazzi, veramente questo è un passaggio molto essenziale. Dopodiché mettiamo i spinotti, rosso su più, nero su meno. E una cosa importante che io ho fatto, perché era lento lo spinotto, ho stretto un po' di più il faston, l'ho stretto un po' di più con la pinza, così da bloccarlo. Almeno non si muove niente durante, se uno prende botte, dossi, buche, resta tutto saldo. Ultimo passaggio, andiamo a mettere le viti, sempre in dotazione dentro al kit, sono 4 a stella. E niente, io l'ho semplicemente appuntate sulla cassa, dopodiché l'ho strette con il trapano. Quindi, ragazzi, diciamo che il video della prima parte finisce qui. Era abbastanza lunghetto, quindi ho deciso di dividerlo in due parti. Prossimamente uscirà anche il montaggio dei tweeter, anch'esso diciamo semplice, però bisogna procurarsi dei faston. Poi comunque lo vedrete nel prossimo video, niente di complicato. Ho provato a farlo anche senza smontare il montante, ma non ci si riesce, quindi è inevitabile. E quindi, ragazzi, io per questo video vi saluto. Vi ricordo di andare a iscrivervi sul mio canale, a seguirmi su Instagram Mitch Tuning, di seguire Extreme Car Audio. E inoltre, una cosa importantissima, mi stavo scordando di dirvi, che avete lo sconto se scriverete a Extreme Car Audio. Loro non hanno la sezione sul sito per inserire il codice sconto, quindi, ragazzi, gli scrivete, gli dite quello che vi serve, gli dite che avete visto il video e loro vi faranno uno sconto sul totale. Quindi spero che il video vi piaccia. Per questo video è tutto, ragazzi, io vi saluto, ciao a tutti.